Affidato era quello di fare una scelta delle case editrici da distribuire. E la scelta è stata abbastanza mirata su case editrici dove il contenuto, come intendo io, e il contenitore fossero la più alta espressione dell'editoria. E naturalmente editoria, si parla di editoria di nicchia, editoria di un certo non grandi case editrici, non parlo di Mondadori, Rizzoli, cioè non case editrici con cataloghi prestigiosi, ma case editrici che avevano difficoltà a farsi conoscere nell'ambito milanese lombardo. E noi per tanti anni abbiamo fatto questo, diciamo questo lavoro. Le case editrici più importanti che abbiamo avuto, a parte la libreria editrice fiorentina e che abbiamo tuttora, sono la Olski di Firenze, la Forni di Bologna, il Polifilo di Milano, la Viglongo di Torino, specializzata nel Salgari, e questo in sintesi. Naturalmente, avendo operato delle scelte di questo genere, i nostri contatti sia con gli autori sia con le case editrici si è qualificato in che senso? Docenti universitari, studiosi, ricercatori lo sono tuttora i personaggi che frequentano e che hanno frequentato la parte distributiva e di promozione. Naturalmente l'evoluzione commerciale che ha avuto il libro, cioè l'impronta commerciale che ha operato delle scelte da parte delle librerie, tagliando fuori quelle che erano le case editrici di nicchia o estremamente specializzate, ha penalizzato le case editrici che io avevo deciso di promuovere e di distribuire. Da qui la motivazione di aprirmi come la scelta di aprirmi come libreria in modo da dare la possibilità alle case editrici che io rappresento una libreria a loro dedicata.
Cosa significa? Significa che le nostre case editrici hanno la possibilità di mettere a disposizione per tutta la loro clientela milanese e lombarda i loro testi. Pecorini come collezionista ha cominciato a collezionare libri partendo dal concetto sempre del supporto libro, vale a dire buona tipografia, buona legatura, buona carta. Ho cominciato a collezionare libri dei grandi tipografi, cioè il grande tipografo solitamente è quello a cui si demanda il compito di stampare delle buone cose. Facendo la collezione dei buoni tipografi, il pericolo è di avere dei buoni libri, giustamente. E allora ho cominciato la mia collezione con Aldo Manuzio, Giunta, Bodoni, ma non collezionando tanti libri, cioè la storia del tipografo o dello stampatore o del prototipografo, la sua bibliografia, cioè tutto quello che lui ha stampato e ha prodotto, e un esemplare che dimostri qual è stata l'abilità dello stampatore o del tipografo, cioè come ha scelto la carta, il carattere, la legatura, per dimostrare perché è stato grande. E così sono andata avanti, come ripeto, con l'Aldo Manuzio, con i Giunta, con il Nicomino, con i Bodoni, con l'Officina, e poi fino ai private press di oggi. E sono riuscita attraverso questi esemplari a trasmettere a tutti coloro che frequentano la mia libreria a trasmettere la stessa qualità che io intendevo dimostrare come qualità eccelsa per la stampa, a fare dei nuovi bibliofili. Facendo dei buoni bibliofili siamo arrivati a istituire dei corsi o programmare dei corsi qui in libreria sulla storia del libro antico e moderno da collezione. Diciamo è uno degli elementi importanti, sia la legatura, la carta e il corpo del carattere sono i tre elementi che, perché ho detto anche la legatura, perché se un libro è legato malamente oppure ha una sovraccoperta delicatissima, con l'andare del tempo si lacera. E sto parlando adesso dal punto di vista collezionistico. Una delle raccomandazioni a tutti coloro che collezionano libri: attenzione a tutti i supporti anche di legatura. La sovraccoperta deve essere quella originale, deve essere mantenuta bene, la legatura deve essere ben riparata, perché con l'andare nel tempo, se ci sono delle abrasioni nella legatura o nella scade il valore del libro. Oggi dico questo perché sta avanzando il collezionismo del Novecento. Il Novecento è stato un bellissimo secolo dal punto di vista letterario, però con un grandissimo
con una grandissima pecca, che è quella che il più delle volte sono stati sopportati con degli elementi di sovracoperto, di legatura molto, come posso dire, umili. Se si vuole mantenere il pregio del libro del Novecento, attenzione, leggetelo pure, ma riparatelo. Se lo comprate, e lo comprate anche nelle bancarelle, o anche compratelo in maniera che sia il più perfetto possibile, quando lo leggete riparatelo, perché ha un grandissimo valore. Il nostro Novecento, direi che fino al 1920-30 sta acquisendo un valore enorme. Questo ve lo potranno dire i librai antiquari, e ve lo potranno dire anche le case d'asta che stanno battendo i libri del Novecento. Attenzione, abbiate cura dei libri del Novecento. Perché? Lo dico ai collezionisti che stanno affrontando adesso la collezione, perché Cinquecentina, incunaboli e libri rari saranno sempre più rari sul mercato dell'antiquariato, mentre sarà molto più accessibile il collezionismo del Novecento. Tenete presente che in molte case ci sono biblioteche che si stanno smembrando per cambi di casa, per traslochi vari, e verranno immessi sul mercato tantissimi libri del Novecento. Questo è il momento per un appassionato di libri di iniziare una collezione. E quindi attenzione, libri che io mi sono trovata in antiquariato, libri che io ho distribuito 50 anni fa e hanno acquisito, cioè io ho promosso i libri che adesso sono già in antiquariato e hanno acquisito dei prezzi veramente notevoli. Ecco perché operare delle scelte buone nel libro vuol dire accumulare una ricchezza di domani. Non credo a quelli che dicano no, ma tanto domani i libri non varranno più niente. Non è assolutamente vero. Secondo me, se vogliamo trasmettere qualcosa di bello, lo dobbiamo scegliere oggi bene per trasmetterlo bene al domani. Questa è una delle mie convinzioni. Come il saper scegliere è una delle cose importanti. Io non per presunzione, ma ho capito che scegliendo bene oggi ho una ricchezza non solo professionale, ma non solo di godimento, perché godere di un buon libro penso che sia una ricchezza intellettuale elevatissima, come godere della buona musica o godere di un buon quadro. Sono quei beni che danno una ricchezza molto più elevata di quella che possono dare i soldi. Questa è la mia convinzione. Per cui il libro rientra sicuramente in questa categoria. È, ripeto, la trasmissione di uno scrittore, di un poeta, di un artista che viene e lancia un messaggio, che se questo messaggio viene ben recepito e ben interpretato sicuramente dà un qualche cosa, un'aggiunta in più alla nostra vita. Perché avendo conosciuto Giovanni Mardestein, essendo
stata molto vicina allo stampatore e a suo figlio, è entrato, come posso dire, nel mio gusto il suo modo di stampare. Una delle esperienze più belle che io ho vissuto come contatto con tipografi e cultori del libro è stato quando Giovanni Marlestein, in onore di suo padre, ha organizzato per diverso tempo il premio Felice Feliciano. Il premio Felice Feliciano in che cosa consisteva? Era un bando di concorso a livello internazionale per tutti i più grandi tipografi a livello mondiale. Ci si riuniva a Verona. In questo convegno io ho conosciuto dei personaggi veramente, veramente grandi. Naturalmente accedevano a questo convegno, parlo di da Munari a tutta una serie di personaggi grandi, grandi come stampatori, design del libro, perché anche il libro ha bisogno, come un mobile moderno, come a un vestito, un design, cioè un artista che si applicasse alla composizione della pagina. Quindi tipografi, legatori, stampatori ancora in piombo di macchine, ancora sui Heidelberg, pervenivano da tutto il mondo a Verona e veniva premiato naturalmente con le varie categorie, cioè il miglior tipografo, il miglior stampatore, il miglior legatore, il miglior nelle varie categorie, il meglio a livello internazionale. È stata una delle esperienze di cui ne vado orgogliosa e fiera, perché ha aumentato, però è stato anche un accentuare un mio grosso difetto: non riesco più a tollerare dei libri brutti, cioè questo è diventato veramente una, cioè per me comincia a diventare un difetto, non è più una qualità, perché io davanti a un brutto frontespizio, una brutta copertina, e non riesco più a dire oh che bel libro, non ci riesco proprio. Thank you.
editore grande è stato l'Arnaldo Forni, molto amico nostro, di famiglia, di mio padre, che ha fatto uno dei lavori egregi sia per la cultura italiana che in per la conoscenza di tante opere, perché il suo compito qual era? Di Bologna, lui aveva accesso all'archiginnasio, amico di tanti bibliotecari, di gente che aveva necessità di approfondire determinate testi sui quali era impossibile accedere perché esauriti. Lui, appunto attraverso l'amicizia con i bibliotecari, ha dato vita a una casa editrice di reprint o anastatiche, che sono il riprodurre dei testi non più in circolazione e non più acquistabili dall'editoria moderna. È stato uno dei pochissimi editori, un editore all'avanguardia in questo campo, che ha dato la possibilità a tantissimi studiosi, non parlo del Ducange, non parlo del Forcellini, il Lexicon Latinitatis, ha fatto delle grandi opere che se non ci fosse stato lui probabilmente sarebbero andati nel dimenticatoio oppure accessibili solamente in certe biblioteche. Ha curato moltissimo la storia locale, ha dato vita a tutta quella parte di tradizioni popolari e poi ha allargato, si va dall'archeologia all'arte, alla storia locale, all'araldica, ha fatto tantissimo per le ricerche araldiche, ha stampato un testo importantissimo che è lo Spreti, diciamo opere di referenze fondamentali. La Spessa di Firenze, che è la società per le edizioni scelte, che è stato, diciamo, l'editore che mi ha dato esteticamente un obiettivo, cioè rifare a Milano quello che la Spes ha fatto a Firenze, creare una libreria dove i musicisti, i cultori d'arte potessero accedere per consultazione, per approfondimenti. I personaggi che mi hanno arricchito, sarò povera di soldi ma ricca come diciamo esperienza, possono cominciare a nominare il grande Giuseppe Billanovic della casa editrice Antenore, il più grande studioso del Petrarca, del quale ho avuto la fortuna di essergli amico, di essergli amica, e mi ha trasmesso delle aneddote sul Petrarca, cioè praticamente quando mi parlava del Petrarca io individuavo in Giuseppe Billanovic il Petrarca stesso, perché tutta la vita dedicata a questo grande poeta, lui sosteneva di una cultura estrema veramente dal quale attingere, non tanto per quello che lui ha trasmesso come poeta, ma la cultura che questo personaggio è riuscito a dare attraverso la sua biblioteca, attraverso le sue ricerche. Un altro personaggio grandissimo per me è stato Carlo Alberto Chiesa. Adesso entriamo nell'argomento librai antiquari, perché avendo chiaramente scelto queste case editrici, logicamente dovevo finire in contatto con questi, per forza andare in contatto con questi personaggi librai antiquari di grande livello. Perché? Perché avevano necessità di accedere alle opere che queste case editrici pubblicavano. Direi che Carlo Alberto Chiesa è stato quello che mi ha insegnato ad amare il libro, cioè ad aggiungere un altro tassello all'amore per il libro. Il suo concetto di bibliofilia è lui che me l'ha impressa. E un altro personaggio che ha avuto tanta importanza nella scelta delle mie case editrici e soprattutto nella mia cultura è stato Alessandro Olsky e tutta la famiglia Olsky, con Daniele, Costanza
e dopo tanti anni finalmente si è instaurato un rapporto talmente di fiducia e di stima che niente, mi hanno dato quelle soddisfazioni che sia per le pubblicazioni che portano avanti, sia perché capisco che dietro questa casa editrice ci sono le stesse scelte rigide per portare a conoscere determinate opere. A volte, ecco, una delle grandi soddisfazioni nei confronti della Olsky è che adesso a volte chiedano, ma questo avviene anche con la Forni, chiedano a me consigli su che cosa pubblicare. Ecco, questo è stato, direi che sono stati i momenti più emozionanti sicuramente della mia carriera, perché persone che io consideravo al di sopra di tutta la mia inesperienza, il fatto che attingessero a quel poco di professionalità che io avevo accumulato negli anni, mi chiedessero a me quali erano i consigli su che cosa pubblicare. Direi che uno degli ultimi, il Polifilo, Alberto Vigevane, c'è stato un rapporto amore-odio incredibile. Direi che la casa editrice Polifilo, secondo me, è una casa editrice che è il fiore all'occhiello dell'editoria italiana. Stampo da 15 anni un catalogo di bibliografie, che è uno strumento di lavoro per ricercatori e collezionisti. Il mio sogno qual è? Siccome sono 20 anni che sono specializzata in musica rinascimentale barocca, mi piacerebbe fare un catalogo come quello di bibliografie, cioè un catalogo dove io raccolgo tutti i titoli delle case editrici che io rappresento, fare come nel mio catalogo di bibliografie diviso per autore, titolo e specializzazione di strumento, cioè, allora, il mio sogno qual è? Di prendere due o tre musicisti, ma non solo, ma ce ne vorrebbe uno per specializzazione, che sarebbe già prendere giovani musicisti che sappiano stare sul computer, che siano in grado di schedarmi, fare un assemblaggio di tutti i miei cataloghi e alla fine dividermeli per strumento. L'oboe, la viola da gamba, il caricembano, l'organo, ecco, quello è uno dei miei sogni. Il catalogo delle partiture, perfetto. Cioè il catalogo della musica è il catalogo della musica diviso per strumenti. L'altro sogno che mi piacerebbe realizzare è quello di
riuscire a portare, fare quello che ha fatto Forni, che adesso Forni non c'è più, riuscire a portare in a ristampare edizioni importanti che servano agli studiosi e che oggi mancano, diciamo in quasi tutto lo scibile, che però si potrebbe anche ridurre questo scibile in opere ben definite, e io ce n'ho un bel elenco. Le opere di referenze che servono agli studiosi. E poi, beh, cercare nella mia libreria, facciamo qualche esecuzione musicale. Un altro sogno, questo è il terzo, che è quello che mi piace per tutti, cioè è creare una specie di agenzia di musicisti, cioè siccome sono in contatto da tanto tempo con professori di musica e i loro allievi, mi piacerebbe fare una specie di agenzia dove ritornare a fare musica nelle case, nei salotti. Prima si chiamava musica da camera, adesso siccome in camera non ci si sta più, da salotto. Questa è una delle mie, piacerebbe tantissimo.